57 anni, originario di Salerno, si è presentato questa mattina al territorio, il nuovo questore di Foggia, Ferdinando Rossi, già questore della città di Brindisi. Nel suo messaggio di presentazione alla città ha detto di essere pronto a questa nuova sfida, a combattere dunque la criminalità del territorio. Allora ascoltiamo le dichiarazioni che ci ha rilasciato. Foggia è un territorio difficile. Sì, è un territorio difficile, lo dicono i fatti, lo dice la storia, lo dice la tradizione criminale di questo territorio. E io sono ben contento di essere qui, mi piacciono le sfide difficili perché poi se fossero facili non ci sarebbe come dire, anche quella specie di divertimento e di piacere, soprattutto piacere che deve come dire, connotare la nostra attività. Io faccio questo lavoro da più di 30 anni, l'ho fatto sempre con grande piacere, anzi a volte non l'ho considerato nemmeno un lavoro, quindi sono contento di essere qua, spero solamente di poter incidere veramente in questo territorio e dare se possibile qualcosa in più da quest'ora. Io sono preoccupato a far bene, solitamente non mi preoccupa la pervasività della criminalità, perché quella la dobbiamo combattere, sia essa una criminalità che è evidente, sia essa una criminalità che in qualche modo non si evidenzia. Noi siamo chiamati a contrastare la criminalità, non sono preoccupato di quello che dovrò fare. Io sono un uomo delle istituzioni e sono qui per contrastare la criminalità, soprattutto la criminalità organizzata. Una sfida che vuole combattere insieme alla cittadinanza? Io non voglio prescindere dai cittadini, sono i nostri azionisti di riferimento.